There's no place I'd rather be. What the fuck? Innanzitutto mi scuso se l'inizio del video appunto che ho registrato non c'è, ma ho perso i dati. Infatti se andate a vedere il video di Monte, che vi lascio il link qui sotto in descrizione, potete vedere tranquillamente che appunto le parti le ho registrate, soltanto che per non dire a quale motivo si sono automaticamente cancellate e le ho perse. Se volete approfondire in modo più dettagliato questa vicenda che vi sto per raccontare, vi informo che oggi sul canale di Alessandro Montesi è appunto uscito un video dove parla della stessa cosa che è successa a me, soltanto che nel suo video è successo l'improbabile, cioè io sono un attimo rimasta what the fuck, what the fuck, what the fuck quando è successo. Io non vi voglio spoilerare nient'altro, quindi andate a guardarvi assolutamente il video, vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Allora, che cosa voglio raccontare? Qualche giorno fa sono andata al centro commerciale con Alessandro, Valerio, eccetera, eccetera, perché dovevamo registrare un video. Dovevamo registrare un video che poi non si è più registrato appunto perché è successa questa cosa. Che cosa? Adesso vi spiego tutto. Allora, innanzitutto vorrei dire che la parte appunto di Fedez l'ho registrata. È l'inizio del video che non c'è. Per non si sa quale motivo, ragazzi, non ce l'ho. Non chiedetemi perché, è sparita. Per adesso l'inizio ve lo spiego io a voce, in modo abbastanza riassuntivo. E poi tutto il resto vi lascio le clip registrato. Allora, come stavo dicendo, dovevamo registrare questo video al centro commerciale quando ad un certo punto stavamo per le scale e mi passa vicino questo ragazzo. Monte mi guarda e mi fa: sì, ma quello è Fedez. Io ho fatto: che? Beh, io manco l'avevo vista questa persona. Io l'avevo calcolato, perché appunto stavamo salendo le scale, perché dovevamo salire sul centro commerciale a registrare, quindi non l'avevo minimamente calcolato. Monte continua ad istigarmi dicendomi: dai, allora andiamo a vedere se è questo. Io ho detto: oh, se è Fedez, fighissimo, perché punto uno, mi piace un sacco, cioè Fedez, le canzoni di Fedez mi piacciono tantissimo, e punto due, sto registrando anche un video, quindi è figo da far vedere in un video Fedez, cioè è bellissimo, in più ci posso anche fare tranquillamente una foto. Detto questo, ci avviamo alla ricerca di Fedez e diciamo che da adesso in poi vi lascio le clip di quello che è successo. È successo l'improbabile, siamo assi adesso le scale. Alessandro mi fa: oh, ma è Fedez, io ho fatto... Raga, c'è uno? Ora non so se è Fedez. Io non so dannato. Però riprendi, è uguale identico. Sì, dice. Cioè, è una cosa pazzesca, cioè gli stessi tatuaggi. Sì, ma c'era pure gli occhiali, comunque, cioè era uguale. Oh, ci arrivai sì, da ci siamo confrontati un attimo per capire quello che stava succedendo, per poi appunto convincersi ad andare a controllare. Vai zio, non lo vedi, però mo l'ha beccato, sto coso enorme. Mo ha ritrovato. Oh, aspetta, sta là. Fermi te. No, fermo te. No, fermo. Raga. Scusa. Scusa. Ma sei Fedez? Ti possiamo chiedere giusto una foto, così sei un grande. Vai. Ok, faccio prima io. Grazie. Okay. Siamo arrivati fino a là e ad una certa, ragazzi, vi spiego cosa è successo. In poche parole, Monte ha preso e tipo ha insultato Fedez. Di punto in bianco Monte Pia lo insulta. Certo che favorisca sentimenti è proprio una merda. Ma ti butto uno schermo che ti viene un po' di sentimenti. Ma che stai creduto? Oh, non è Fedez. Ma scusa, non è Fedez. Non ho ancora ben capito per quale motivo l'abbia insultato. Però so soltanto che io ero tipo triggerata e allo stesso tempo cringiata in un modo assurdo, perché stavo lì a chiedermi perché? Cioè, che cazzo? No. Sì, ma sei uguale. No, zì, no, ti prego. Oddio, non ci posso credere la tua faccia. Guarda, uguale. No. Ma poi te, ho detto, ma che è matto, che fa? Ma fa pugno con Fedez. Porco due. Ma zì, sei veramente uguale, oh. Ma te fermano in tanti, immagino. Io voglio. Così, presentatevi. Poi comunque Silvia, no, Fedez. Dopo questa sceneggiata,
mi rendo conto del fatto che questo ragazzo in realtà non era il vero Fedez, ma bensì un sosia. In video rende, ma nella realtà, regà, cioè quei tatuaggi, gli occhiali, la faccia, il capello, l'abbigliamento, gli anelli, le cose... Cioè, regà, è tale quale. Voi non potete capire dopo quanta gente l'ha fermato. Cioè, ci sono fatte anche le foto. Cioè, una signora ha fatto al bambino, oh, guarda, andiamo a fare la foto con Fedez. Cioè, regà, la gente non si accorge minimamente che questo ragazzo appunto è un sosia. E quindi sono tipo rimasta, what? Cioè... What? Madonna, la sua faccia, ti sei divertita? No, non è che mi sono divertita, però ho detto, porco due, ma quando lo becco di nuovo al centro commerciale qua a Roma, poi così? Madonna. Figata. Un po'. È stata prencata, eh. Hai visto? È stata prencata, eh. Due. Scherzo, eh. No, guarda che... È venuto, in realtà non è venuto perfetto perché non te ne sei accorta. No, perché io ho posato le scale, ho detto... La cosa, in teoria... L'avresti dovuto fermare te, però non l'hai fatto. E beh, perché manna, cioè non mando quindi... per fermare gente così. Vabbè, vabbè. Poi mi sono stava a parlare al telefono, quindi. Vabbè, però ha funzionato, ti vedo la scala. Sì, però ci è rimasta male, perché ho detto, oh dai, io l'ho incontrato, invece... No. Quindi, in poche parole, il nostro caro Alessandro Montesi mi ha prankato malissimo, ma io so già che gliela farò pagare un domani con un prank. Adesso sto ancora riflettendo su cosa fargli e su come fargli prendere un bel colpo. Quindi diciamo che sono abbastanza vendicativa come persona. Quindi sto aspettando soltanto il momento giusto e cosa fare per vendicarmi di questa cosa. Perché io vi giuro, tra il fatto... Innanzitutto l'emozione di incontrare Fedez, perché Fedez non è che lo incontri tutti i giorni. Poi dopo, regà, il fatto che Monte ha preso e ha tirato una pizza. Cioè, regà, nel mio video non si vede, ma nel suo sì. Quindi andate a vedere il suo video per capire meglio. E dopodiché ancora vado appunto a scoprire che questo ragazzo era un sosia, quindi... Vi lascio qui sotto in descrizione anche il link del profilo Instagram del ragazzo appunto che dopo mi ci sono presentata. Adesso ci siamo anche conosciuti, mi sono congratulata per lui per il suo outfit perché ho detto wow, cioè zii, te spacchi tantissimo. Quindi se volete appunto anche voi essere dei fan del sosia di Fedez, andate a seguirlo su Instagram. Link in descrizione. In più volevo chiedervi la qualità dell'audio, ragazzi, se vi soddisfa, perché ho cambiato microfono. Mi sono presa questo microfonino qui e vorrei tanto sapere da voi cosa ne pensate. Oh mio Dio, ho distrutto tutto. Di questo nuovo microfono. Diciamo che per oggi ho finito. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su tutti quanti i social network e trovate qui sotto la descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, belli. E niente, ragazzi, ciao, mi sono io. Ah, vi spero, ciao belli, ciao, 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 ci vediamo al prossimo video. Ciao!